Cosa vuol dire? L'attacco viene dal Giappone. Sono alleati. Signor Presidente, questi attacchi rappresentano l'uso più sofisticato della guerra informatica mai visto prima d'ora. Il lancio del missile è passato dal Giappone, ma sembra che sia stato attivato da elementi di un'organizzazione di sicurezza privata, Displays International. Displays? È la ditta di Doug Shetland. È un nostro abituale fornitore. Chi è? Ex soldato della Marina, uno dei più in gamba. Era uno dei migliori candidati per Third Echelon qualche anno fa. Ma ora ha solo disprezzo per l'esercito o per gli Stati Uniti. Pare che per motivi politici sia stato usato come capro espiatorio di un incidente che non era colpa sua. Non sappiamo quali siano i suoi obiettivi attuali. Bene, come possiamo calmare le acque nel frattempo? Forse con l'aiuto dei cinesi. Centro. Echelon ha rintracciato Doug Shetland a Tokyo 6 ore fa. È in movimento, trasmette in wireless. E stando alle intercettazioni, sembra che stia per concludere l'affare con il suo contatto giapponese, chiunque sia. Da quanto abbiamo intercettato, sembra che lui e i suoi uomini stiano convergendo sui bagni pubblici nel centro della città. Dobbiamo scoprire chi sta per incontrare Shetland e fare tutto il possibile per impedirgli di concludere l'affare. È chiaro che l'attacco che ha fondato la Walsh è costretto a lanciare il missile veniva da Seul, ma è partito dal Giappone. Shetland ha qualcosa a che fare con questo, e la mia linea nei server di Displays mostra che sta chiaramente guadagnando dalla guerra. Per fermare le sue operazioni e impedire un'ulteriore escalation, dobbiamo identificare i suoi soci in affari e assicurarci che non esca da lì con altri algoritmi bellici di Zergezi. Fisher. I bagni dove avverrà questo incontro sono un luogo semipubblico. Ci saranno dei civili e probabilmente una vagonata di scagnozzi. Gli uomini di Shetland stanno spuntando in tutta Tokyo da qualche ora e si stanno dirigendo tutti assieme verso questo luogo. Bello. Francis Cohen è stato in Asia negli ultimi mesi e ha individuato dei legami tra i proprietari dei bagni e un'organizzazione criminale giapponese chiamata Nishin Rosso. Potrebbero essere loro i soci di Shetland. Fantastico, non vedevo l'ora, porca miseria. Ragazzi, ci vediamo alla missione? Bella. Ok, rieccomi. Fisher, è arrivata una richiesta da Francis Cohen. Cosa le serve? È da tempo che cerca di inserire un uomo nei bagni pubblici per tenere d'occhio il Nishin Rosso. Vuole sapere se puoi mettere delle cimici nelle linee telefoniche all'interno e intorno all'edificio. Francis, questo è altro. C'è, stai scherzando? Ok. Cosa ci facciamo qui fuori di noi? Il capo vuole che controlliamo le frequenze di SL per essere sicuri che non ci siano interferenze sulla rete fantasma. Non so nemmeno cosa vuol dire. Sì, ma questi mi sgamano, Krishna. Sai che Tokyo sta affondando? Non Tokyo, solo l'aeroporto. Più o meno, cambia poco. Si dove hanno intenzione di andare? Dai, vengono verso di qua. Questa luce è rotta. Cosa vuol dire? Le luci si rompono anche da sole, sai? Qui non c'è niente. Forse mi preoccupo troppo. Ma hanno gli occhi. Chiedo di avvicinarci a sto stronzo, di prenderlo. Vai, muovi il culo. No. Portalo qui. Ok. Cosa ci fai qui dietro? Oh, mio Dio.
Dobbiamo controllare i collegamenti DSL e evitare le interferenze. Perché? Shetland sta installando una rete. Sì, quella che chiama rete fantasma. Una rete portatile wireless. Ma dove cazzo va questo? Tra le normali frequenze wifi. È quasi impossibile inserirsi. Grazie dell'aiuto. Nessun problema. Questo stronzo sta venendo verso di qua. Dove cazzo va? No ragazzi, era qui. Salva, va, prima che succedano troiate. Era qua e adesso è scomparso. Eccolo lì. Ha degli occhiali su, però io non vorrei che siano infrarossi sti cazzo di occhiali, perché ci mancherebbe solo. Ma poi ultimamente non capisco perché nelle ultime missioni si buggano. Vabbè. E adesso? Bel lavoro, Fisher. Quella è la prima. Quanto ce n'ha? Tecnica. Cerca di mettere sotto controllo il resto. Grazie. Posso scendere qua sotto? Aspettate, perché io arrivo da lì. O no? Non posso scendere da lì. Fanculo. Fanculo panzone. Non so perché l'ho detto. Scusa Bomber, ma mi sei un po' di impiccio. Allora, c'è il problema di questo stronzo con gli occhiali, vorrei capire. Cosa è stato? Fatemi salvare, così controllo se effettivamente ha gli occhiali o meno. Cioè, se ha degli occhiali infrarossi o meno. Cioè, tipo, se io sto qui. Ma là, non c'entro un cazzo. Sono occhiali da vista che però sono illuminati. Cioè, perché? O no? O no? Solo fantasmi e ombre. Peso. Ciao. Beh, queste le lascio accese. Salvo ancora. Lo sai qui, vero? No. Attenzione, Lucas è già bloccato. Dove sono io? Devo aprire qualcosa qui? Ah, non l'avevo visto. Vai, scendi, mister. No. Giusto. Sì, è giusto, giusto. Però, sti cazzi, perché mi dice che c'è un obiettivo lì? Vorrei che ci sia un obiettivo di quelli secondari qui. Non so se mi spiego. Merda. No, non credo. Scendi, dai, Krishna. Ricordati, Sam. Ci saranno dei civili. Amen. Perché? Ripeto, non ucciderli. Perché? Starò attento. Devi essere qualcosa di più. Gandhi, per esempio. Sì, signore. Gandhi? Ok. No, come si esce da? Ok, non sapevo come si usciva dal corpo. Centrale qui 7. Ho finito con seminterrato. Tutto tranquillo. Oh, c'è un tizio. Ok,
Ho dovuto farlo. Era una situazione di estremo pericolo. Non ho potuto interrogarlo, non ho fatto in tempo. Scusatemi, ragazzi. Stavolta dovete capirmi, eh. Dopo l'omissione di Seul, guardate, vi giuro che... Merda! Potevo salire, cazzo, allora... No, devo assolutamente tornare indietro. Io l'avevo detto che lì c'è un cazzo di obiettivo. L'avevo detto. Ho il culo. C'è un tubo su cui si può salire. E io voglio salirci. Perché sono sicuro che... c'è qualcosa, se no non lo mettono così a caso il tubo. Oh no, dov'è sto cazzo di tubo? Eccolo qua. No, Sam, porca puttana, dai, ci metti anche tu per piacere. No, scusami, sto tubo qua l'hanno messo veramente qui per niente. Stai scherzando? Davvero? Davvero? Curati. Lui risale perché... perché fuck the sister, porca troia. Dai, muovi il culo. Cosa fai? Niente, allora. Ma sì, vabbè, anche se non faccio al 100%... Basta finirla. Comunque questa, ho guardato, è la penultima missione. E poi abbiamo finito il single player, perché c'è anche la coop, che vi porterò più che volentieri. Because 2 is meglio che 1. L'interruttore è schifosamente lì. Io salvo. Perché? Perché qui verrò sgamato. Questo sta fissando. No! Fanculo. No, sto. Ah, sì, carica, giusto. Mi era sembrato di sentire la porta. Occhio. Fisher, quei tizi non mi sembrano giapponesi. Vero. Giacche costose, taglio largo sulle spalle. Si stanno radunando. Esattamente. Scommetto che è Displace che cerca di tenere un basso profilo. È possibile. Doug sa essere discreto quando è necessario. Infatti. Facciamola facile. Tu mi dai un'informazione utile e io in cambio non ti uccido. Mi sembra più che giusto. Cosa posso dirti? Quanti uomini ci sono? Per la precisione, non lo so. Shetland ci ha organizzato come un flash mob. Eravamo sparsi per tutta Tokyo. Poi è arrivata la chiamata. Siamo venuti tutti con la nostra parte del piano. Interessante. Dovevo arrivare e mettere in sicurezza questo seminterrato. Non sapevo nemmeno che sarebbero arrivati degli altri. Figuriamoci sapere quanti. Sto cercando di impararsi il culo tutte le maniere possibili, immaginabili. Da Shetland. Bene. Posso spegnerla sta luce? Strano. Ok, non c'è rischio di aver sgamato, però piano, perché c'è. Fisher, per scoprire con chi si sta incontrando Shetland, dovrei andare negli uffici privati. Vai al piano superiore, a nord, oltre la reception. Sto andando. Yep. C'è nessuno qui. Lei apre piano, non si sa mai. Boia. Ti aspetto le luci. Ah boh. Non lo so. Dai, basta fare il coglione. No, no, non riaccendere le luci, no. No, dai, ti prego. Beh, tu io... Collabora e non tornerai a casa in carrozzella. Ah, chi... Ah, cosa...
Dimmi qualcosa sull'area com'è? Che stai sorvegliando. La lobby e gli uffici sono a nord. I bagni veri e propri a sud. Sei un duro tu, eh? Tutti mi dicono che sono troppo gentile. Forse è per questo che non mi fanno mai sorvegliare un posto da solo. Oddio, ma chi è il biondino qua? Ma che... cazzo era? Raga, che cazzo è stato quel rumore? Stai scherzando? Ma non è che mi sono saltato qualcosa dietro, però. Minchia, qui c'è da ridere. Ho sentito un rumore. Non può avermi visto, eh. Ah, ma merda, forse mi ha visto il... Ho visto qualcosa laggiù. Tua madre, lo sapevo, ma ero all'ombra, cazzo, dai. Ho sbagliato io, però, qua. Ma era tutto buio qua. Chi è che ha fatto la tapparella? Dai, ma... Io avevo spinto. Ma cos'è? Ma mi ostacoli il lavoro, stronzo? Minchia. Fanculo. Cos'è stato? È solo buio. Ricordati che sei stato addestrato per questo. No. Ah, credo la potessi riaccendere da lì. Bravo, valla a accendere tu la luce. No. Ma poi non riesco a capire chi è che mi sgama. Oh. C'è qualcuno che mi sgama, ma non capisco chi. No, che cazzo? Ho sbagliato tasto, perché hanno messo la C e la B com'è. No. È qualcosa da dirmi? Oddio, che cazzo gli è successo agli occhi? Scusa, zio, ma mi sei di intralcio, ripeto. Non è che mi vada molto, fammi spegnere. Un attimo, perché se ci sono interferenze può essere meglio avere ricevuto una chiamata. Devo rispondere perché tra un po' in teoria dovrei uscire. Spero di riuscire a fare la missione, se no mi tocca lasciarla a metà. Piano. Ok, dovrò di sicuro andare di qui. Io prima andato. Fatemi un attimo ripassare di qui perché prima è successa una roba. Adesso non più. Ho sentito un rumore prima e io credevo fosse una trappola, ma ne ero proprio convinto, Cos'è? Via da qua. Allora, fatemi un attimo amministrare. Dove devo andare? Devo andare lì dove ci sono le guardie. Allora prima faccio un giretto di qua per vedere un po' com'è l'area. Riesco magari a capirci qualcosa dopo. Fisher, cerca di capire con chi si sta incontrando Shetland e dove, prima di andare avanti. Provo a tornare indietro. Ok. Troverai le informazioni nell'ufficio del proprietario, al piano superiore. Va bene, scusa, volevo esplorare, allora non esploro, mamma mia.
Io il mio vizio di merda di esplorare. Sti cazzi, sta luce che enorme che c'è qua. Non so cosa stai cercando di fare, ma vieni fuori di lì. Una trappola. Bella una trappola, dici? Vedremo quanto sei furbo veramente. Cosa? Oh no, la torcia. No, no, vedo una sega. Non girarla verso di qua con la cazzo di torcia. Vedo cazzo. Possiamo perdere. Meglio non trovare niente in ogni caso. Ciao. Tu vieni con me, amico mio. Opla. Sembri un po' Maxess. Shetland, immagino. Okay. Come tutti gli altri. Dove si trova? Sto incontrando qualcuno nei bagni privati sul retro. Non so esattamente chi e quando. Un attimo, perché c'è un altro stronzone che. Cosa m'ha storto? Non lo so, ma scommetterei sull'estrazione via elicottero dal tetto. Ecco. Mamma, alle 10:30 da me. Fammi andare avanti a registrare, per favore. Usare la torcia perché mannaggia a te. Mannaggia a te, lo giuro, mannaggia a te. Non mi ha sentito? Vabbè. Sti cazzi. Perché sapete che cosa faccio io? Cos'è quello? Cos'è quello? Vuol dire che ha visto me? Vaffanculo. Salvo, va. Intanto continua a sfondare la porta il mister, io intanto stavo bevendo. Dov'è? Niente. No ragazzi, dov'è finito? Cazzo, è finito quel figlio di puttana. Che sento dei passi. È scomparso. Eccolo lì. Meno male che ho salvato, perché cioè io non so, schiacci sempre la stessa menata, sempre la stessa. Sono anche interrogarlo. Però mi hai aperto un mondo, perché io qui non sarei neanche mai venuto, quindi sì, non hai aperto un mondo, ma mi serve un cazzo, quindi via da qua. Almeno non credo. No, no, non serve niente. Qui? Cosa c'è di bello qui? Un condotto, bene, bene. Usiamo un attimo il computer. Lo sapevo. Iniziate, vabbè, lo leggete voi. Non c'ho voglia. Qui c'è una telecamera di sicurezza. Attenzione, perché c'è qualcuno sulle scale. Ok, vabbè, lì è 10, lo sappiamo. E 69. Vabbè.
vabbè, vaffanculo è questo. Ho disattivato la telecamera. Spegni un attimo però il computer perché mi dà fastidio, sono così. Grazie. Tutta questa luce, sai com'è. Un attimo perché mi sa che la meravigliao telecamerao era questa. Infatti. Infatti non va più. Bene, bene, bene. No, la torcia, no, no, no. No. Quella torcia del cazzo, sai dove te la infilo io? Ragazzi, è stato un piacere. Ne ho 6, allora va benissimo. Mi dispiace che facendo così non lo posso interrogare, però sti cazzi. Qua dietro prima che i civili poi si allarmano e poi succedono casini. Allora, caotico, non si vede un cazzo. Perché non si vede un cazzo? Perché c'è qualcosa dietro che la blocca, infatti. Cazzarola. Voglio farti del male. Dimmi qualcosa di utile. So un sacco di cose utili. Fantastico. Vai con l'elenco. L'ufficio del proprietario ha come codice 3650. Bene. Dei tizi si sono barricati nella stanza di fianco all'ufficio del proprietario. Le due stanze sono unite da un condotto di ventilazione. Molto utile. È stato un piacere. Torna presto. Tranquillo, zio. Ti sono puntato un cazzo di coltello alla gola. Torna presto. Sembra giusto, no? Che una persona normale dica torna presto. Cioè uno ti butta il coltello. È stato utile, torna presto. E vabbè, vabbè. Dettagli, dettagli. Cos'è che era? È il codice, dico, quella che era. 3650. 3650. Un po' col cavo ottico non ci essere nessuno. Bene, bene, chiudi la porticina. Andiamo avanti, andiamo avanti. Esamina. Fatto. Tra poco c'è. L'abbiamo tutti e tre. Sul retro con... Chi deve incontrare? Nishin Rosso, direi. Cohen aveva ragione. Il proprietario dei bagni è ben inserito nella mafia giapponese. Non lo so, non è nello stile di Shetland. Beh, a meno che non trovi prove del contrario, mi sembra una buona pista. Effettivamente. Continuerò a guardare in giro. Qui è... Cosa brutta comunque, perché ho letto cosa c'era scritto. Sono molto traumatizzato. Dai. Dai.
Ah, entra strisciando. Usi. Fisher, quei due non sono di Displace. Sono truppe d'assalto dell'ISDF. Cosa c'è visto? ISDF. Forse il Nishin Russo ha venduto Shetland all'ISDF. Assisti all'incontro e scopri cosa sta succedendo. Ma quella è una cazzo di sentinella. ISDF faccia saltare tutto. Come possiamo fermarli? Sto chiamando l'ammiraglio Otomo. Voglio assicurarmi che siamo sulla stessa linea. Merda, raga, ecco, ma cazzo. Minchia. Oddio, un attimo. Non so se ho salvato. Sì. Anche perché mi sa che questi. Ho salvato, sì. Cosa ci fate qui? Come sei arrivato qui? Io chiedo, tu rispondi. Siamo qui per sorvegliare l'incontro con Shetland. Chi ha dato l'ordine? Siamo agli ordini di un uomo chiamato Kaneda. Kaneda? Agente di qualcuno. Non è nemmeno... Il ragazzo d'oro! Kaneda. Grazie. Ora fai un sonnellino. Povera recluta. Corrotta. Giustamente. Puoi controllare il suo computerino, posso? Bene, bene. Fammi spegnere. Merda, cos'è stato? Come ha fatto, senti? Ma è tutto scemo, cosa? Oh, si è spento il computer. Non se la dà. Vabbè, cazzi tuoi, già. Tu hai qualcosa da dirmi? Ciao. Tra l'altro voglio controllare il tuo computer, che magari sul tuo c'è altra roba da fare, vero? Sempre la stessa, ok. Ah, ecco chi è che aveva bloccato la porta. Bene, bene. Quindi oh cazzo, ma da quanto sto registrando? Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Non so, sta missione mi stava piacendo particolarmente, non mi ero accorto del tempo. Scusate ragazzi. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. L'ho già detto 50 volte. Bella.